è pronto l'elenco il 31 dicembre per sulla situazione dell'edilizia scolastica? La riunione di oggi è stata convocata per una particolarità tematica, l'edilizia scolastica che ha necessità di essere delocalizzata in ragione della quantità e della qualità dei danni. Dalla riunione di oggi è emerso che soltanto il Comune di Teramo ha due emergenze di questa fatta. Invece i problemi di edilizia scolastica sono tenuti da tutti e su questi problemi generali di edilizia scolastica si interverrà puntualmente per ripristinare la capacità di funzionamento e di resistenza sismica. Su Teramo invece noi daremo luogo a delle localizzazioni altrove con nuove totali edificazioni. Così come oggi abbiamo affrontato anche il tema della consegna delle risorse umane ai comuni del cratere e avremo un occhio di riguardo anche ai comuni danneggiati fuori cratere con risorse umane della regione. Abbiamo anche cominciato a delineare come impiantare l'ufficio principale di lavorazione delle pratiche, che naturalmente sarà a Fossa. Sismico, si sono avvicinati, insomma, stanno chiedendo delle risorse, degli aiuti. Qual è la situazione? Sì, quella di oggi non era solo con i sindaci del cratere, ma anche con quelli del cosiddetto cratere allargato. In realtà la discussione che verteva sul tema dell'edilizia scolastica e sulla possibilità che l'ultima ordinanza del Dipartimento ha dato per la ricostruzione di poli scolastici in luogo di adeguamento e miglioramenti, poi si è sviluppata su temi più generali e soprattutto di rilevanza concreta per l'andamento delle specifiche pratiche autorizzative. In soldoni, come fare per velocizzare i tempi ed essere concreti, reali e dare delle risposte soprattutto immediate in relazione a ciò che l'evoluzione legislativa sta portando avanti in questi giorni. Serve intanto che ci siano le effettive disponibilità in termini di personale e che rispondano a dei criteri che siano, oltre che oggettivi, ampiamente capiti da parte di tutte le parti in causa, in primo luogo dai sindaci e dai rappresentanti istituzionali. Questo al di là della disposizione logistica che gli uffici territoriali avranno sul territorio. È chiaro che la città di Teramo non potrà non essere adeguatamente considerata per non fosse altro per quantità di danni che sono stati riportati e che sono ancora in fase di accertamento. Noi abbiamo la disponibilità di 21 unità di personale che andremo a dislocare, così come l'ordinanza stessa indica, nei vari comuni a seconda delle esigenze che gli stessi rappresentano, in aggiunta a quelli che sono già a disposizione in relazione all'esistenza del cratere del 2009. In primo luogo si accederà tramite la graduatoria RIPAM, in secondo luogo qualora non c'è questa disponibilità nell'ambito di graduatorie ancora vigenti nell'ambito della funzione pubblica, in terzo luogo, sempre nel caso in cui le prime due eventualità non vengano esaudite, procedendo a una scelta a norma di legge.